Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi facciamo video dedicato ai nuovi trucchi di Zara, perché come saprete sicuramente qualche giorno fa è uscita la collezione intera di trucchi da Zara. Prima c'era già una linea make-up, ma c'erano solo dei rossetti e adesso finalmente è arrivata appunto tutta la collezione completa. Volevo, ho oscurato naturalmente il mio indirizzo perché volevo farvi vedere proprio la box che è così carina, rosa con il logo nuovo e appunto non lo so, volevo farvela vedere probabilmente perché rosa, fosse stata in altro colore non mi avrebbe emozionato così tanto, però appunto mi è sembrata molto carina. Non ho ancora visto niente perché come al solito ho aspettato di spacchettare tutto con voi. Devo dire che sembra molto lussuoso il tutto con l'apertura con il bollino e poi all'interno ci sono i prodotti. Io naturalmente ho ordinato da Zara Olanda, ma non penso che cambi poi tantissimo se fate l'ordine dall'Italia, anzi ho visto che anche le box sono uguali. I prodotti arrivano in questo sacchetto di cartone, ci sono delle scritte, ma non penso riusciate a vederle perché sono soltanto un po' in rilievo, ma praticamente dello stesso colore. Eccoli qua, naturalmente li ho ordinati rigorosamente tutti i prodotti, alcuni anche in diverse colorazioni. E se ricordo bene, perché ci ha messo un po' ad arrivare, onestamente, il mio ordine. Comunque, il pack davvero molto carino. Apriamo un prodotto subito giusto per vedere come si presenta. Se notate che ho un cerotto qui sulla mano sinistra perché sto nascondendo il tattoo fino a quando guarisce per poi farvi il video, perché se avete visto uno degli ultimi vlog ho fatto due nuovi tatuaggi quando sono stata in Italia, appunto sto aspettando che questo guarisca completamente perché l'altro mi sembra già completamente guarito. Questo invece ci sto mettendo un pochino di più e poi vi faccio il video dedicato su tutti i miei tatuaggi con il reveal dei nuovi tatuaggi, quindi non mi sono fatta male ma sto semplicemente cercando di coprirlo, anche se nel vlog so che si è intravisto in qualche scena, ma invece l'altro almeno sono riuscita a nasconderlo ancora. Comunque, piccola parentesi, questo è il pack. Stavo cercando la scritta che è qui in basso, ma veramente praticamente invisibile. Davvero bellissimi i colori, vediamo se sono anche scriventi come speriamo, sì, decisamente sono super super scriventi e per adesso mi sembrano appunto molto professionali e mi sembra un buon prodotto, ma ovviamente adesso andiamo a testare tutto quanto assieme e andiamo a creare un trucco con questi prodotti. Eccovi i prodotti più da vicino. Ho preso tre, anzi due rossetti ed un balsamo labbra trasparente. Mi sembrano molto belle le colorazioni e anche il finish, li ho presi entrambi opachi. Poi ci sono questi due ombretti in crema o liquidi metallizzati che volevo assolutamente assolutamente provare, specialmente in estate li adoro. Sto facendo un po' di fatica ad appoggiarli perché, come potete vedere, la confezione è un po' obliqua praticamente e quindi non sono molto stabili. Comunque mi sembra molto carino il pack così minimal e bianco. Ho preso poi due terre. Onestamente pensavo che questa fosse parecchio chiara in modo da utilizzarla come cipria, ma mi sembra troppo scura. E questa è l'altra terra che ho preso, che è decisamente più scura e ha anche dei micro glitterini. Questa è molto fredda come colore, mi piace molto. Una cosa che mi lascia molto perplessa di questi prodotti è che sul pack non c'è scritto né il nome del prodotto né la tonalità da nessuna parte per nessuno dei prodotti e quindi praticamente una volta che li acquisti poi ti è impossibile. Stessa cosa anche per i rossetti, perché volevo dirvi la tonalità ma non c'è. E
E quindi una volta che li acquisti poi è impossibile sapere il nome e la tonalità. Non so, non mi era mai capitato con nessun prodotto. Però questi sono i prodotti. Poi ho preso appunto oltre la nostra terra, la palette ombretti, ho preso questo trio con terra di nuovo blush ed illuminante. E poi ho preso anche i pennelli. Allora, piccola nota sui pennelli, non mi sembrano di grande qualità, onestamente. Il pencil brush non mi sembra male, ma gli altri due mi sembrano, forse anche questo, diciamo, non è proprio il peggiore pennello che ho visto, ma il pennello da viso, questo, è decisamente di scarsa qualità, con setole molto, diciamo, non troppo soffici e sì, questo non mi piace per niente, però il resto dei prodotti mi sembra molto valido. Adesso vado a fare la base con fondotinta, correttore, eccetera, e poi ci rivediamo per testarli. Ho applicato la cipria con il pennello, ragazzi, ma devo dire che non mi piace affatto, mi ricorda tantissimo quei pennelli che trovavo nei giornalini, tipo nel Cioè. Però adesso proseguiamo con, appunto, ho fatto fondotinta, correttore e cipria, nient'altro. Adesso andiamo ad applicare il blush dalla palettina, che purtroppo non ha nome né numerazione, però naturalmente questo qua al centro. Un po' difficile da prelevare con il pennello, ma come tutte le palettine che hanno cialde così strette. Allora, non mi sembra super super pigmentato, però il colore sicuramente si vede un po' polveroso, ma non è male, non è male. Questo mi piace, anche la tonalità che ho scelto, che molto probabilmente, ragazzi, è la più chiara. Se avete un dubbio su quali colorazioni utilizzo, quasi sempre sono le più chiare: palette, viso, correttori, fondotinta, è quasi sempre così. E questo, appunto, questo blush non è male. Un pochino sul naso, come sempre. Facciamo finta di essere abbronzate, anche se non lo siamo e non lo saremo probabilmente mai. Ok, adesso per il contouring invece voglio andare a, stavo cercando ancora il nome, sono così abituata a cercare il nome sul retro che appunto mi sembra troppo strano. Questa invece è la terra che vado ad utilizzare, che appunto ha delle perlescenze più che altro, non sono dei glitterini, sono più delle perlescenze dorate. Non mi fanno impazzire le terre che non sono completamente matte, però se è solo una leggera perlescenza in estate non mi dispiace, ma testiamola e vediamo. Mi piace molto la tonalità di questa terra perché è molto fredda, non troppo scura, quindi penso che il colore per me vada più che bene. Wow, sì, forse è addirittura un po' troppo fredda. Raramente riesco a trovare terre di questo sottotono e è anche molto pigmentata, quindi devo andare leggera. Questa terra mi piace molto, ragazzi. Può essere che questa tonalità sia un pochino troppo grigiolina per la mia carnagione. Ditemi che cosa ve ne sembra in videocamera. Dal vivo sì, un pochino troppo grigiolina, però il contouring che io preferisco è sempre, sempre, sempre quello fatto con terre molto molto fredde. Avrete notato che non faccio più il contouring, no, avrete notato, probabilmente questo è il primo make-up tutorial che faccio da quando ho fatto il Cool Sculpting, penso. Comunque noterete in questo video che non vado più a fare il contouring sotto al mento, perché già si vede l'effetto appunto del Cool Sculpting, che è un trattamento che va con il freddo che ho fatto, con il freddo a sciogliere le cellule adipose. Non so se gli altri la vedono la differenza, io me ne accorgo e quindi appunto sto skippando il contouring che facevo in questa zona. Comunque, un po' di contouring al naso non guasta mai. Sono molto curiosa di sentire i vostri pareri su questa terra, ragazzi, perché di solito le terre che utilizzo sono leggermente più calde.
Ma forse dovrei puntare a terre ancora più fredde. Comunque, adesso passiamo all'illuminante e vado ad utilizzare di nuovo quello della palettina, che è molto chiaro e perlato. E vado ad applicarlo con l'altro pennello di Zara, che non ha numero né niente. Questo illuminante non mi sembra tanto luminoso, onestamente, dà un effetto perlato, ma non è tanto tanto forte. Con il polpastrello ne applico un po' anche al centro del naso e, come sempre, sull'arco di Cupido. Sì, dà un po' di luminosità, ma decisamente non è esagerato, quindi deve piacervi. A volte a me piace l'illuminante, quello che si vede tanto, a volte invece voglio un effetto più naturale, quindi questo è decisamente molto naturale. Vado ad applicare il balsamo labbra trasparente. Questo ha il logo sullo stick sul retro, però purtroppo appunto anche qui niente scritte. E sì, dà decisamente un effetto molto molto shiny e onestamente si può sicuramente applicare anche solo come top coat sulle labbra o su un rossetto per dare questo effetto luminoso. Comunque ho idratato nel frattempo le labbra perché poi a fine trucco andiamo ad applicare il rossetto opaco, così sono belle morbide. Iniziamo con gli ombretti, andiamo a testare la palettina che sono super curiosa di vedere e c'erano diverse, naturalmente, diverse combinazioni di colore, ma questa con questo bellissimo borgogna glitterato e questo dorato è stata la mia scelta immediata, quindi vado ad applicare appunto questo dorato meraviglioso solo sulla mia palpebra mobile. Devo dire che per non aver applicato nessuna base, oltre naturalmente al correttore sotto, la pigmentazione è pazzesca. Questo è innegabile e non c'è neanche tantissimo, un pochino sì, ma non c'è neanche tantissimo fallout. Cioè, ragazzi, guardate che roba, la pigmentazione è spettacolare. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Allora, adesso nella piega andrei ad applicare questo marroncino glitterato. Anche questo, devo dire, molto molto scrivente, bellissimo e anche si sfuma molto facilmente. Cioè, questa palette veramente mi ha stupita. Dopo che avevo visto la qualità del pennello, vi dico la verità, mi ero un po' preoccupata per come sarebbe riuscito questo trucco, ma questi ombretti mi stanno assolutamente facendo ricredere. Ripasso un pochino sopra sulla palpebra mobile con il giallino, così andiamo a coprire quel pochino di fallout della piega e andiamo anche a sfumare i due. Adesso vado ad intensificare un pochino l'esterno dell'occhio perché, come vedete, questo marroncino è parecchio chiaro, con il colore più scuro della palette, che è questo viola molto molto scuro. Anche questo ha dei bellissimi micro glitterini e andiamo a prelevarne giusto un po', non tantissimo, e vado a picchiettarlo qui sull'esterno, solo sull'esterno della mia piega. Non penso che in questo make-up andremo ad utilizzare i due ombretti, che penso siano liquidi, ma non ne sono sicura, quindi andiamo un attimino a testarli assieme. No, decisamente no, decisamente non sono liquidi, non mi ricordavo nemmeno più dall'ordine perché appunto è passato un po', e andiamo a swatchare. Wow, ok, ragazzi, lo swatch è qualcosa di incredibile. Sono degli ombretti in polvere che hanno questo pennellino, che di solito si usa invece con i prodotti in crema. E guardate la pigmentazione, naturalmente un po' polverosi, ma la pigmentazione è fantastica, cioè wow! Penso ci fossero solo queste due tonalità di questi ombretti, o forse ancora una, ma dateci un'occhiata perché
anche questi devo dire mi hanno stupito un sacco, formulazione particolare, resa pazzesca. Sulle ciglia inferiori invece vado a stendere questo bellissimo viola borgogna glitterato con il pencil brush che ho preso dal sito, che è l'unico pennello che mi sembra un pochino più decente tra i tre. Vediamo se anche questo è super pigmentato come il dorato. Ok, me ne è finito un po' nell'occhio. Aia! Ok, è super svolazzante e continua a finirmi nell'occhio. Questa cosa non mi è chiara. Non mi è chiara veramente, ma mi sembra effettivamente molto pigmentato, solo che sto avendo grosse difficoltà ad applicarlo. Ok, non so che cosa stia succedendo, ma non... sì, continua a finirmi nell'occhio e mi ha fatto un pochino male, aiuto. Non so se è il pennello, ok ragazzi, provo ad abbandonare questo pennello perché secondo me non riesce a... non riesce ad intrappolare bene l'ombretto, quindi proviamo con un pencil brush mio che uso di solito. Ok, questo è di MAC, proviamo con questo. No, anche con questo mi succede un po' e mi va a finire il prodotto nell'occhio, ragazzi. Ok, questo è stato il massimo che sono riuscita a fare, ragazzi. Il colore è stupendo, si vedono molto bene i glitterini, ma secondo me sono allergica a qualche ingrediente di questo ombretto, perché non è possibile che mi faccia questo effetto. Comunque, adesso andiamo a sfumare il tutto con un pennello pulito. Adesso disegno le mie sopracciglia con la matita e poi applico mascara eyeliner che non sono di Zara perché ancora non sono disponibili questi prodotti, e poi ci rivediamo. Ok, con gli occhi abbiamo finito, andiamo finalmente a testare i rossetti, ragazzi, perché non vedevo l'ora di provarli. Come avete visto ne ho presi due, sono lo stesso rossetto ma di due colorazioni diverse, quindi entrambi sono opachi, e quello che voglio usare in questo video è questo rosa antico scuro, molto molto carino, ma sul sito ho visto anche questo, non potevo lasciarvelo scappare perché guardate il colore, cioè è qualcosa di pazzesco, è bellissimo. Ma appunto oggi andiamo ad utilizzare questo, che è una tonalità che secondo me sta meglio con il trucco occhi che abbiamo fatto, perché altrimenti quello rosso andremo un po' a cozzare con il viola. E andiamo a... vabbè che non sarà completamente opaco perché comunque sotto abbiamo il balsamo labbra, ma vi consiglio sempre, se andate ad applicare un rossetto opaco e poi lo portate per diverse ore, è sempre un'ottima idea applicare un balsamo labbra sotto, perché i rossetti opachi, come sapete, tendono molto a seccare le labbra, quindi se li indosso a lungo devo sempre mettere un idratante sotto. Ok, ve l'ho appena descritto come rosa antico questo colore, ragazzi, ma è scurissimo sulla mia carnagione. A parte che ho sbagliato assolutamente, volevo prendere una tonalità media, diciamo un color carne, tonalità media. Alla fine sono finita per prendere uno dei rossetti probabilmente più scuri che hanno, però alla fine vi devo dire che non mi dispiace neanche tantissimo come abbinamento, anche se non è una colorazione di rossetto che io indosserei solitamente. E questo è tutto per il nostro trucco di oggi con i prodotti Zara Beauty. Fatemi sapere che cosa ne pensate. A me sono piaciuti moltissimo gli ombretti, sia quelli della palettina, eccola qua, sia questi due ombretti che non abbiamo utilizzato per il trucco ma che sono favolosi. Mi sono piaciuti, mi sta piacendo molto anche il rossetto, che è confortevole e non sembra sbavare, né mi è finito sui denti, quindi direi niente male anche questo. Non mi ha fatto invece impazzire particolarmente questo trio, devo dire che non era troppo pigmentato, e i pennelli per quanto mi riguarda sono un grosso no. Per il resto invece mi sono piaciuti molto i prodotti, ma aspetto di sentire le vostre opinioni sia su di me che su di voi. Se avete già provato questi prodotti fatemi sapere che cosa ne pensate, e fatemi sapere se avete
avete intenzione di acquistarli, se sì, quali. Quindi io vi mando un bacio gigantesco, noi ci vediamo domani super puntuali alle 17:30 e ovviamente non poteva mancare il nostro solito mega abbraccio. Siete pronti? 3, 2, 1, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Quindi a domani, bacio, ciao.